Soprattutto in vista dei playoff, visto che ormai siete quasi vicini al traguardo. Sì, un punto importante, una squadra che ci ha messo in difficoltà, soprattutto gli esterni, perché conoscendoli sapevo che la difficoltà andavamo a trovare esternamente, perché per Bellini noi un po' pesanti, e credo che un punto guadagnato, ripeto, con una buona squadra. Peccato che abbiamo avuto due o tre occasioni nel primo tempo che potevamo far gol, loro ci hanno messo in difficoltà soprattutto sui calci piazzati. Però un punto guadagnato e speriamo di fare bene. Diciamo che oggi la Roma ha avuto magari un po' più di inerzia rispetto a voi, un po' più di iniziativa, specialmente nella fase finale del match, quando loro invece sentivano la necessità di andare a prendere i tre punti. Per voi è stata un po' una scelta di tirar via, cercare il punticino, forse avreste voluto fare qualcosa di più nel finale. Ma col caldo che c'era oggi era difficile aspettarsi qualcosa in più dai ragazzi. Credo che col caldo le gambe non c'erano, quindi... Bene così, e complimenti a loro che venivano da un ruolo importante sul gol, un campo difficile, e infatti erano carichi, volevano i tre punti, però non siamo stati bravi, attenti a non concedere quasi niente. Da dove riparte ora il campionato del Premier? Da domenica con la Sorbiatese, uno scontro diretto soprattutto per noi, e domenica i tre punti per sperare di fare i bravi. Grazie mille. Niente, arrivederci. Una partita che insomma a dipanarsi ci ha messo un po', occasioni da una parte e dall'altra, poi la Robur ha approfittato di alcune situazioni di contropiede, ma alla fine è mancata la stoccata finale. Insomma, come hai letto la partita tua all'interno del campo? Beh, non abbiamo fatto male, il problema è che non abbiamo fatto gol, abbiamo avuto 6-7 occasioni da gol, non le abbiamo fatte, prendiamo questo pareggio, un punto verso la salvezza e andiamo domenica a giocare contro l'Aveno, dove ci giochiamo tutta la stagione. L'Aveno con uno scontro diretto, ci sarà anche il Leggiuno, però è chiaro, la prima partita è sempre quella che conta e bisogna stare sul pezzo. Sì, domenica, se vinciamo domenica, diciamo che possiamo già essere in vacanza, quindi alleniamoci bene questa settimana, facciamo i tre punti domenica, abbiamo raggiunto l'obiettivo che, per quanto abbiamo visto alla fine dell'andata, era abbastanza difficile, ma siamo riusciti a recuperare molto bene. Ok, grazie, allora in bocca al lupo per le prossime gare. Mister Antonio Leo, mister della Saranno Robur, oggi squalificato, però comunque vicino ai suoi. 1-0-0,
molto nervoso nel primo tempo, la Robur ha cercato di ripartire in contropiede, Brebbia ha tenuto il pallino del gioco, insomma com'è andata secondo lei? Il pallino del gioco penso che l'abbia avuto da loro, loro hanno buttato via solo palla sui loro attaccanti veloci. Noi abbiamo giocato, abbiamo avuto una bellissima occasione con Fichera, non con Fichera, con La Rocca, dopo il portiere. È un'altra azione sempre di La Rocca, che giocava lì in Zellaria, non ha passato la palla dietro, se non abbiamo avuto tre buone possibilità. Anche perché ci sono state varie occasioni. Però è mancata la stoccata decisiva, un pareggio, un punto che piano piano costruite dei mattoncini, no? Per salvarvi. C'era anche il sogno playoff che però oggi potrebbe svanire, però l'importante è pensare a salvarsi, no? Non esageriamo. Pensiamo a dove eravamo e dove siamo partiti. Quindi il punto di oggi va benissimo perché abbiamo giocato con la squadra. Ultima domanda, verso la fine ci sono ancora due scontri diretti, Laveno e Leggiuno, che potrebbero in qualche modo scalare. Come abbiamo fatto fino adesso, ci giocheremo questi due incontri allo stesso modo, sperando che il risultato sia un po' diverso. Perfetto, allora grazie mister, in bocca al lupo. Grazie per averci seguito, mi raccomando cliccate qua sotto il tasto dell'iscrizione al canale Beppi Sport e poi per rimanere connessi per risultati, classifiche dei campionati dilettantistici ci trovate anche su www.beppisport.it. Mi raccomando, restate connessi con noi.